Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. La gara regionale alla Bocciofila Serra dei Conti, la gara nazionale femminile alla Bocciofila Monte Urano. Rinviato alla rubrica della prossima settimana il servizio sul torneo di Castelfidardo. Tecnocoperture, Osimo. Coperture del settore industriale e di civile abitazione, di qualsiasi genere. Specializzata nel recupero di strutture esistenti e nella bonifica dalla presenza di amianto, con soluzioni di rimozione e sopracopertura. Se non sai quindi come risolvere il tuo problema della bonifica dall'amianto, rivolgiti con fiducia alla Tecnocoperture, via Sant'Antonio 10, Osimo. La Bocciofila Serra dei Conti ha organizzato il primo trofeo Villa Onorata e decimo Memorial Onelio Rinaldi, gara regionale a gironi serali con 220 coppie partecipanti delle categorie A, B, C e D. Siamo così tornati a riprendere le fasi finali di una competizione organizzata in un bel impianto, quello della Bocciofila di Serra dei Conti, che sicuramente dopo le recenti ristrutturazioni dà una bella immagine di sé. Al Bocciodromo è arrivato anche il sindaco Arduino Tarsi, sindaco di Serra dei Conti naturalmente, con cui abbiamo avuto un piacevole e interessante colloquio. Di Serra dei Conti da quanto? Da 3 anni e mezzo. Divertito in questi 3 anni? Sì, sono gli anni credo più difficili degli ultimi 50 anni, quindi è molto impegnativo, insomma ci si può scherzare, ma è una legislatura a dir poco terribile. Patto di stabilità? E il patto di stabilità destabilizza più che altro. Non potete spendere? Non possiamo spendere, ci sono dei vincoli di legge, delle difficoltà da una riduzione di risorse generalizzata purtroppo. Credo che a Serra dei Conti ci sono delle belle realtà sportive, socio-sportive, diciamo così. La Bocciofila è sicuramente una di queste, quindi agonismo e sociale vanno a braccetto. È una comunità che tra le attività sportive, ricreative e sociali sono una quarantina i gruppi organizzati ed è una percentuale più alta della media nazionale. Quindi ringraziamo tutti i volontari, la Bocciofila che è tra le realtà più importanti, che non solo organizzano agonismo ma fanno anche formazione ai valori dello sport, a una sana pratica dello sport, e questo credo che valga molto di più delle singole occasioni in cui ci si incontra. Bocce, sindaco, parliamo di bocce, lei sa giocare a bocce, ha mai giocato? Abbiamo fatto un torneo anche tra amministratori un paio di anni fa, ma erano 20 anni che non usavo le bocce, quindi per chi gioca a bocce ne facevo una lunga e una corta. Da campioni, si dice così. No, no, quando uno la fa una lunga e una corta, è da campioni. Se uno la fa una lunga e un'altra lunga, allora insomma. No, diciamo che c'è da aggiustare il tiro, ecco, c'è da aggiustare il tiro. In tutte le cose. Assente per malattie, naturalmente gli facciamo tanti auguri di pronta guarigione, il presidente della Bocciofila Serra dei Conti, Francesco Fattori. Al nostro microfono c'è il segretario Fulvio Brunetti, che per prima cosa ci dice del presidente Fattori. Il presidente è ammalato adesso, è ammalato e anzi si dispiace perché non è presente. Comunque, niente di grave. No, c'è un po' la febbre. Ringrazia tutti i sponsor, ringrazia tutta quanta l'organizzazione. E comunque, fra poco è qua, via. Poi facciamo anche gli auguri al nostro giocatore che è Marinoni Luciano per una pronta guarigione e lo aspettiamo al più presto qua con noi. Si è accennato agli sponsor, ma uno in particolare ha dato il suo nome a questa gara, Villa Onorata, un ristorante famoso per cerimonie e matrimoni. È il primo anno, diciamo che è il primo anno che ci fa da sponsor. Speriamo che continui. Gli sponsor e il volontariato fanno andare avanti anche la Bocciofila di Serra dei Conti. È una struttura questa che ci sono 130 soci, perciò voglio dire, cerchiamo di portarla avanti, via. E dal punto di vista agonistico, i giocatori, come vanno le maglie di Serra dei Conti? Ma le maglie di Serra dei Conti vanno abbastanza bene, perché quest'anno è stata vinta già qualche gara. Poi... Ha fatto anche il campionato? Sì, ho fatto il campionato di alto livello. Come è andato? Non è andato quest'anno molto bene, comunque va bene, via, ci contiamo. Bene il prossimo. Sì, speriamo per la prossima volta.
E per chiudere il segretario Fulvio Brunetti rinnova i suoi ringraziamenti. Ringraziamo tutti i sponsor che ci danno una mano. Più che sponsor li chiamiamo amici delle bocce. Sì, amici delle bocce, giusto, giusto. Nelle quattro semifinali abbiamo visto in campo per la categoria BA Ivano Lucconi, Enrico Verdenelli, Pianello Vallesina contro Walter Paccenti, Bruno Ceccacci, Città di Ostra. Federico Giuliani, Giuliano Roccheggiani, Olimpia Marzocca contro Manuel Gattari, Giuseppe Chiarastella, Castelfidardo. Nella CD Mirko Fioretti, Quinto Fioretti, Bocciofila dei Colli contro Francesco Girotti e Silvio Bonfiglio, Castelfidardo. Mario Aguzzi, Andrea Sperati, Oikos Fossombrone contro Marco Zallocco, Valerio Crivelli, Ancona 2000. Tutte le partite di semifinale sono state abbastanza equilibrate e la vittoria poteva andare da una formazione all'altra. La prima semifinale a chiudersi è stata nella categoria CD con la vittoria di Mario Aguzzi e Andrea Sperati della Bocciofila Oikos Fossombrone, i quali hanno superato Marco Zallocco e Valerio Crivelli, Ancona 2000. Poi nella categoria BA c'è stata la vittoria di Federico Giuliani e Giuliano Roccheggiani della Bocciofila Olimpia Marzocca, i quali hanno superato Manuel Gattari e Giuseppe Chiarastella della Bocciofila Castelfidardo. Quindi sempre nella CD la vittoria molto sofferta di Mirko Fioretti e Quinto Fioretti Bocciofila dei Colli su Francesco Girotti e Silvio Bonfiglio Castelfidardo. L'ultima semifinale nella categoria BA l'hanno vinta Ivano Lucconi, Enrico Verdenelli, Pianello Vallesina su Walter Paccenti e Bruno Ceccacci, Città di Ostra. Ed ora la premiazione dei terzi e quarti classificati e poi le due finalissime, ma prima qualche secondo di raccoglimento per ricordare Onelio Rinaldi. Il giovane Andrea Sperati all'accosto non prende il punto. Ora viene all'accosto Marco Aguzzi e nemmeno lui prende il punto. Alla bocciata Quinto Fioretti, splendida bocciata, un fermo, due punti presi. Complimenti. Il figlio di Quinto, Mirko, non inserisce il terzo punto, ora ci prova Quinto Fioretti ed è bravo anche all'accosto e sono tre punti per la Bocciofila dei Colli dall'1-0 al 4-0. Ora andiamo nella categoria BA, 2-0 per la squadra di Pianello Vallesina, un punto a terra, vediamo Ivano Lucconi. Inserisce il secondo punto ed è il 4-0, 4-0 e 4-0 in entrambe le corsie. La bocciata di Quinto Fioretti, l'accosto di Marco Aguzzi, non prende il punto, ultima boccia e questa volta il punto è preso. Al tiro di volo Quinto Fioretti sbaglia per un soffio, 4-1, il primo punto per l'Oikos Fossombrone. E di qua vediamo il primo punto per l'Olimpia Marzocca, 4-1 e 4-1. Bocciata vincente di Andrea Sperati, due punti per l'Oikos Fossombrone, recupero 3-4. Ma nella tornata successiva sono i giocatori della Bocciofila dei Colli, Mirko Fioretti e Quinto Fioretti, ad andare avanti. Tre punti per loro, siamo sul 7-3. E vediamo nella categoria BA
un punto per Pianello Vallesina, 5-1. Finale della CD. Sperati. Prende il punto la bocciata di Quinto Fioretti. Bella bocciata. Bellissima bocciata. Tiro sul pallino di Marco Guzzi. Errore, doppio errore. La vittoria per Mirko e Quinto Fioretti. Bocciofila De Colli, padre e figlio. Bel rientro per Quinto. Babbo è un bel bocciatore, dai. Quando ci prende fa anche fermo. Onestamente tutta la gara ha tenuto una media altissima, ha fatto anche dei numeri. Adesso per me è tutto sopra più. Sopra più. Tutto sopra più. Volevo dedicarla alla società e alla famiglia. E saluto Maela e Yuri, che i due miei figli. Tu a chi vuoi dedicare? Alla signora che rimane sempre a casa, è il presidente della nostra società e i quattro nipotini. E allora andiamo a vedere cosa succede nella categoria B. I punteggi si sono quasi livellati, 6-4 per Pianello Vallesino. Ora vediamo l'accosto di Giuliano Roccheggiani, che è il bocciatore della formazione, ma qui hanno accostato male entrambi i giocatori. Quattro bocce veramente accostate male. Un punto a terra per Pianello Vallesina, che può chiudere qui la partita. Ai 10 punti, 6-4-10. Vediamo. Due punti già a terra e il terzo l'ha inserito Ivano Luconi. Ultima boccia. Può essere la boccia della partita, ma non ce la fa e sono soltanto 3 punti. Ed è il 9-4. E ora vediamo cosa succede. 9-5. Ancora Olimpia Marzocca. Olimpia Marzocca che accorcia le distanze con 2 punti inseriti, 9-7. Luconi, pallino a fondo campo, punto preso. Giuliano Roccheggiani prende il punto, ma Enrico Verdenelli annulla la sua boccia sulla gomma di fondo e Roccheggiani, vediamo, inserisce il secondo punto, 9-5. Che partita, che partita. Luconi, tiro sul pallino, lo colpisce a fondo campo, il punto naturalmente preso, ma c'è spazio. Ed è un ottimo punto quello inserito da Federico Giuliani. Verdenelli, prende il punto. Incredibili queste ultime tornate. Vediamo Roccheggiani, colpisce, punto preso. E che fa ora Ivano Lucconi? Non si può sbagliare. Ivano Lucconi alla bocciata, colpisce, prende il punto, ma è oltre un metro dal pallino. Roccheggiani può chiudere la partita oppure lasciarla agli avversari. Vediamo la sua boccia. La sua boccia è corta. Vincono Ivano Lucconi, Enrico Verdenelli, Pianello Vallesino. Col fiato sul collo, ma ce l'hanno fatta. Dovevamo chiudere prima, non ce l'avevamo fatta. Però alla fine è andata bene, via. Con qualche alto e basso, però considerando tutto è una buona partita. La dedico soprattutto al compagno, perché poi alla bocciofila, al presidente, con tutti quanti, con tutti i soci, tutti quanti, e alla mia signora. La bocciofila l'ha fatta lui, io dico a quelli di casa che ci manda a giocare, e ciao. Buonasera. E dalla bocciofila Sera dei Conti chiudiamo con le parole del consigliere della regione Marche, Enzo Giancarli. Ascolto da lei sempre belle parole sullo sport delle bocce, sul mondo delle bocce. Ma sì, io lo conosco molto bene questo mondo,
e sono persone che veramente dedicano, lo fanno intanto con una grande passione, ma dedicano il loro tempo, quello libero, a costruire questi momenti di sport e di amicizia. Quindi questo è il valore che voglio sottolineare. E tra l'altro giocano molto bene, direi che sono anche dei professionisti, però quello che appunto colpisce è il fatto che hanno altri impegni, sono persone che durante la settimana lavorano e poi alla sera o il fine settimana lo trascorrono nei campi di bocce, quindi anche da questo punto di vista non può che esserci la nostra ammirazione. Qualche secondo di pubblicità, poi la gara nazionale femminile di Monteurano. Restate con noi. Tecnocoperture e nuove soluzioni in alluminio per il settore industriale. Tecnocoperture è soluzioni tecniche a qualsiasi problema inerente le strutture prefabbricate in genere. Tecnocoperture è per il settore civile. Coperture con coppie, tegole in rame e alluminio. Capacità tecnica ed esperienza al vostro servizio. Questo è Tecnocoperture, via Sant'Antonio 10, Osimo. Un po' ridimensionata rispetto alle precedenti edizioni, ma la 28esima scarpa d'oro anche quest'anno ha visto la luce presso la bocciofila di Monteurano. Si è partiti con la gara nazionale femminile, cui hanno partecipato 78 giocatrici, e poi domenica 28 aprile si chiuderà con la gara nazionale del circuito FIB maschile, e nel mese di giugno ci sarà anche una gara regionale a coppie per le categorie B, C e D. Insomma, un bel impegno anche quest'anno per il presidente Rolando Fazzi e tutti i suoi collaboratori. Ascoltiamo subito il vicepresidente Daniele Venanzi, che in tempi così difficili vuol ringraziare tutti coloro che ancora una volta hanno dato la possibilità di organizzare manifestazioni a carattere nazionale. Ringraziare, basta guardare il manifesto e tutti gli sponsor che ci danno il loro contributo per poter organizzare al meglio queste manifestazioni. Ancora ci sono vicini, purtroppo. Sicuramente abbiamo dovuto rinunciare ad organizzare il circuito femminile, ma non per questioni economiche, ma logicamente quest'anno per questioni tecniche di regolamento, come sappiamo, sto problema con le donne, e sicuramente visto l'andamento della crisi generale siamo andati incontro anche alla questione economica. Ecco, grazie a tutti. Grazie a tutti gli sponsor, a tutti i collaboratori, a tutto il direttivo della bocciofila, che insieme riusciamo ad organizzare così belle manifestazioni. Alla prossima. E ci vediamo, ecco, quando? Ci vediamo il 28 con il circuito maschile e il 2 di giugno con la regionale coppia BCD. Giacomo Strovegli, che è stato un dirigente della bocciofila a Monteurano, ora è il nuovo giovane presidente provinciale della Federboce di Ascoli Piceno, una squadra speciale formata da giovani. Per tutti è il primo incarico a livello dirigenziale, almeno per ciò che riguarda la società, per molti comunque venivano, per ciò riguarda il comitato, per molti venivano dalle società. Innanzitutto, questo ci siamo anche stancati di dirlo, ma è doveroso dirlo ancora una volta, è stato un progetto che ha messo e portato avanti il presidente Montelpare, è stato lui ad aggregare tutto il gruppo, ha sinceramente trovato delle persone giuste e motivate. Devo dire che stiamo anche, secondo le mie opinioni, lavorando bene. Questo che volevo sentirti. Sì, io insomma stiamo un po' riorganizzandoci, ma abbiamo già iniziato a organizzare diverse manifestazioni che sono da contorno a tutto ciò che comunque c'era prima. L'ultima novità, partirà giovedì un torneo provinciale tra alcune formazioni femminili del Comitato di Ascoli, le abbiamo divise in squadre. E appunto proprio giovedì partirà a Sameto il primo incontro. Questo è una delle ultimissime cose, insomma. Alla manifestazione di Monteurano ha presenziato, come sempre, il sindaco Francesco Giacinti. Sì, gli anni passano, le edizioni si susseguono, però è vero, ha detto bene, è sempre un piacere, perché come dicevo poc'anzi c'è uno spirito, al di là del fatto sportivo, comunque importante, un evento che ha la sua valenza,
raccoglie, richiama molte giocatrici da più parti d'Italia, questo è sicuramente la dice lunga sul valore della gara, ma pure in questi tempi difficili la società Pocciofila si mantiene, non solo, continua a esercitare quella funzione di aggregazione, di coesione sociale, che è un aspetto ancora più importante proprio perché viviamo momenti difficili. Un amico da sempre della Pocciofila Monteurano, già assessore allo sport del comune di Monteurano e oggi consigliere della provincia di Fermo, Marco Verdecchia. Sono tornato in famiglia. Ieri sera Rolando, il presidente, mi ha detto: guarda, se domani vieni alla premiazione mi farebbe piacere. Io puntualmente sono ritornato. Posso dire che è quasi casa mia. Quasi. Ma oltre a questo abbiamo una collaborazione con Rolando, perché sono presidente della Sport Burraco, un gioco di carte che aggrega molti cittadini, basta tempo, fortunatamente si gioca pochissimo economicamente, ma aggrega. Quindi questa Pocciofila veramente fa un servizio per i cittadini in questo momento. Scarpa d'oro, gara nazionale femminile per tutte le categorie. Presidente del Comune. La presentazione dei dirigenti e tecnici. Le quattro finaliste, che sono due bolognesi, Teresa Rizzolo Parmegiani e Marisa Dardi Progresso, e due marchigiane, Orietta Savelli Marotta e Maria Elena Egidi San Benedettese. I grandi nomi purtroppo non ci sono più, alcune si sono messe a fare anche le croniste con la diretta di Castorà. Oppure due chiacchiere rilassate. Come sempre è stata, c'è una Pocciofila organizzata bene, con dei giovani, speriamo che continuino, perché non so... Ma tu in questa gara hai giocato? Sì, ho partecipato, non ho giocato. Ho perso la seconda, sì. Vi presento uno dei miei primi istruttori, capite? Perché io sono così... Arcieri 1995. Era più magro, vero? Sì, anch'io però, E così in semifinale due marchigiane e due emiliane contro. Marisa Dardi Progresso Bologna contro Teresa Rizzolo Parmegiani Bologna. Maria Elena Igidi San Benedettese contro Orietta Savelli Marotta. Due punti a terra per Orietta Savelli, che ora viene alla costa con l'ultima boccia, inserisce il terzo punto e dall'1-0 si passa al 3-1. Rizzolo, un punto a terra, vediamo, rimane un punto e siamo sul 2-1 per Marisa Dardi. Torniamo dalle nostre marchigiane con Orietta Savelli, 3 punti ancora, 6-1. Rizzolo, le bocciate non sono proprio la specialità di queste emiliane bolognesi. Molto meglio l'accosto, non sempre. Due pari comunque. Maria Elena Gidi, un punto a terra, rimane quello, 6-2, accorcia le distanze, ma in effetti ci si annoia un po'. Bello stile nella bocciata di entrambe le giocatrici. E ora siamo sul 6-4. E un altro parziale è un 7-5 per Orietta Savelli Marotta. Rizzolo, due punti a terra, 6-4. Non fortunatissima la bocciata, anche la seconda bocciata di Orietta Savelli, 3 punti a terra. Ora vediamo, decide di venire all'accosta con l'ultima boccia. Ora strana questa decisione di Maria Elena Gidi di non bocciare, portata via erano 3 punti e addirittura non riesce a prendere il punto e lascia il punto a terra alla sua avversaria Orietta Savelli, che si porta a condurre per 8-5.
Incredibile decisione quella di Marielle Negidi, che lo vediamo sa bocciare. Un punto a terra, 8 a 6. Questa è la bocciata della bolognese, che lascia 3 punti alla Rizzolo. Marisa Dardi però con l'ultima boccia pareggia 7 a 7. E qua c'è un 8 a 7, ancora avanti Orietta Savelli, ma per poco, 8 pari. E Marisa Dardi conquista 2 punti, 9 a 7. E mentre seguiamo Maria Elena Egidi, di là scoppia l'applauso perché Marisa Dardi ha vinto, ha inserito 3 punti in pochissimo spazio, 9 a 3, 12. Vediamo ora che il 10 a 8 è per Maria Elena Egidi. Ora c'è un 10 a 9, poi l'11 per Maria Elena Egidi. E dopo l'11 arriva il 12 e la finalissima per Maria Elena Egidi San Benedettese. Cosa vedremo ora in questa finalissima della 28esima Scarpa d'Oro? Le premesse non erano state poi molto positive. Ora il 2-0 per Maria Elena Egidi, che sbaglia la bocciata, sbaglia anche l'accosto con la penultima ed ultima boccia. Un punto a terra per Marisa Dardi, che ora, vediamo, raddoppia, 2 pari. Chissà. Maria Elena Egidi. E ora, però, siamo, dopo questa bella bocciata e l'accosto, e l'ulteriore non bella bocciata di Maria Elena Gide sul 3 a 2 per Marisa Dardi. Marisa Dardi, che ora vediamo, ha preso il punto. La bocciata, ultima boccia di Maria Elena Gide, non fortunata. Forse l'ultima non si deve bocciare, quella di prima sì. E il 6 a 2 per Marisa Dardi. Che prende il punto e Maria Elena glielo lascia 7 a 2. Dopo il 7 a 2 c'è stato un 7 a 4, piccolo recupero, e poi un punto per la bolognese, 8 a 4. Vediamo se Maria Elena riuscirà a recuperare. Sono 2 punti, brava, 8 a 6. Ma subito dopo si smentisce. 4 errori. E tenta la partita appoggiando la sua, ma sono 3 punti. E comunque l'11 a 6 per Marisa Dardi. Progresso Bologna ed è la fine. È la fine, la vittoria di Marisa Dardi. E per Maria Elena Egidi è la terza finale persa. No, a noi piace moltissimo di venire qui nelle Marche, perché le persone sono molto accoglienti. I campi sono bellissimi. Ci si trova bene, soprattutto appunto. Ho visto appunto, sì, va molto, sì, bene. Insomma, sì. E mi trovo benissimo qui da voi. E a chi la vuol dedicare questa vittoria? Possiamo? Ma questa vittoria la dedico alla mia nipotina. Si chiama Camilla, il 18 aprile compie 7 anni e la dedico a lei, che è tutta la mia vita. Brava. A 3 gare 3 secondi posti. Sì. E dalla bocciofila a Monteurano chiudiamo con le parole della neo responsabile del settore femminile del comitato di Ascoli Piceno, anche lei giovanissima, Sonia Menzietti. Hai accettato volentieri questo incarico? Ho accettato volentieri, un po', diciamo, preoccupata, un po' sì, dai.
Più che... cosa servirebbe, ecco, alle voce femminili per diciamo rilanciarsi un pochino, perché siamo un po' giù, eh? Servirebbero dei cambiamenti, molti cambiamenti. Bisognerebbe... Anche tipo di gioco? A volte anche, perché è difficile partire, venire, anche magari per fare mezz'ora di partita. Questo è un grande problema. Bisognerebbe trovare delle soluzioni in modo che tutte le concorrenti e tutte le partecipanti si potessero comunque divertire. Ma ascolta, no, io non so se hai seguito le ultime partite soltanto, ma sinceramente non ho visto del bel gioco. È stato un gioco un po' povero, però ecco. Le grandi campionesse dove erano finite? Sono finite prima, quindi c'è qualcosa che non va nemmeno nella formula. Questo è uno dei problemi, lo spettacolo che manca alle fasi finali e anche la mancanza di pubblico, e quindi è tutta una conseguenza che bisognerebbe curare. Ci aspettiamo grandi cose da Sonia Menzieri. Speriamo. Vediamo un po' come si chiamano. Primo classificato, primi classificati, come ti chiami? Pedro. Come ti chiami? Riccardo. Come ti chiami? Pedro. Come ti chiami? Riccardo. Come ti chiami? Pedro. Come ti chiami? Riccardo. Non cambiate mai nome. Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni.